Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. Ancora una volta contro Bandit Keith, o meglio, ancora una volta, la prima non ho vinto e il video è finito lì perché già avevo materiale a sufficienza. Comunque oggi si sconfigge Bandit Keith e... boh, andiamo avanti. Wow, già un mostro da 2000 di attacco. Ho già perso. Riproviamoci ancora una volta. Ah, oddio, già va un po' meglio, Insomma, eccola là. Certo, con un mostro da 1004 è facile vincere. Vediamo un po'. Gli butto Muka Muka. E boh, andiamo con l'anfora, magari pesco qualcosa. Prossimo turno non pesco perché ho già 5 carte in mano. Niente. Oddio, il pendolo, mannaggia. Però è oscuro. Allora, eccoci qua. Oddio, carte in mano non troppo importanti. La casa del nastro adesivo sarebbe da eliminare perché non mi serve a nulla. Ora tutti quanti sopra 1000 stanno. All'inizio andava bene. Ora, Scale Angel e Luce. Lui dovrebbe avere mostri prevalentemente demoni. Ha messo in attacco? Perché l'ha messo in attacco cannone d'arma? Ma io attacco, non mi frega niente. Sto a 1500. Dovrei farcela. Non... ok, però raggi magi, ok. No, no, è buono ancora, ce la faccio, ce la faccio. Fanciulla coperta in difesa. La fanciulla è infelice, non mi interessa nulla. Se mi attacca, cavoli suoi. Infatti questi attaccano sempre. Sono scemi. Il computer qui è scemo perché ti attacca sempre. Non capisco perché lo faccia. Ora, se evoco, devo però... ecco, stare attento che poi lui non mi evochi qualcos'altro dopo, che sicuramente evoco. Ovviamente, poteva essere. Comunque sia, sto tranquillo, Io sto abbastanza tranquillo, sto. Non ho problemi. È fatta. È fatta. Attacchiamo. Aia. Se facevo l'effetto di Doron, penso che stavamo più o meno alla stessa maniera, tanto. Ok. Va bene, Rambo pattuglia, non importa, ho vinto. Non ha quella carta coperta trappola prima, o maggiore trappola, quello che è, non importa, ho vinto. E Bandit Kit è andato. 30 la capacità del deck e 20.000 domino. Drago Barile non lo userò mai. Poi Drago Barile. Pensi di essere bravo, eh? Devi esserlo per tentare il fato contro di me. Dove sono i miei amici? Chi è Mari Kishtar? Sei un amico di Wheeler? Allora di questo ai Yugi. Perde tempo a cercare di battere Mari Kishtar. Pegasus non è niente in confronto al maestro. Preparati a capitolare. E lui se ne va, non crepa come gli altri, perché non è controllato a distanza. È solo uno che voleva essere malvagio e ha vinto. Andiamo quindi ora. Dove andiamo? Da Yugi? Penso di sì. Di questo al tuo amico Yugi. Eccolo qua. Tristan! Ehi, Yugi. Amos. Ho una buona pista. Io ho la buona pista, no tu. Hanno rapito Jay Wheeler? L'ho saputo da Tristan. Ciao, Mai. Quell'idiota. Cosa stava facendo? Mai, sai qualcosa? No, non so dove sia Wheeler ora. Ma se Tokaiba dovrebbe sapere dov'è Wheeler. Sì, ripetuto. Tutti i rischi dei duelli hanno un trasponditore. Trasponditore. L'organizzatore può vedere la posizione dei duellanti, ma tipo un trasmittente, no, sai? No, un trasponditore. Vai alla Kaiba Corporation e parla con Seto Kaiba. Grazie, Mai. Figurati. Sono preoccupata per Wheeler e Thea. Wheeler, Joy per cognome. Ok, andiamo, Amos. Va bene, Yugi, ti porterò da Seto Kaiba alla Kaiba Corporation. Ma guarda che bellino con Yugi. Dai, sbrigati. E va bene, mamma mia, non posso neanche fare un po' di apprezzamento mentre giro col mio amichetto. Allora, quasi... vabbè, Yugi se ne va per conto suo. Bravo. Quella guardia potrebbe sapere dove è stato. Ma c'è fratello dentro, c'è Mokuba. Ah, ancora tu, cosa vuoi? Cosa? I ghoul hanno rapito i tuoi amici? Anche il signor Kaiba era preoccupato. Dice che i ghoul sono una bella gatta da pelare. Ma non posso mica dirti dove si trova. Il signor Mokuba Kaiba dovrebbe saperlo. Dovrebbe sapere dove è suo fratello, il signor Seto. Di più non ti posso dire. Ora basta, togli il disturbo. E non è qui. Non lo so dov'è allora. Yugi, tu hai una pista per caso? Al palazzo, forse? Al palazzo dove c'è la sala giochi. Grande. Oddio, sti due. Mokuba, farei da Isca per attirare Seto Kaiba. Ora vieni con noi. No, non voglio. Smettetela, balordi. Il fratello non ve lo permetterà. Con quale voce rotta. Io l'ho detto, mamma mia. Mokuba,
Yugi muto? No, parla. Chi siete? Sono Yugi Amo. Non sanno come farlo a conoscerci. Deve dire scusa a noi Gurs. Disfacciamoci subito di queste mezze calzette. Voi due duellerete subito con noi. Se proprio devo. Yugi Amos. Ognuno di noi duellerà con uno di voi. Non importa con chi, scegliete. Amos, con chi ti vuoi battere? Penso che prenderò Umbra. Ti farò pentire di avermi scelto. Capitolerai insieme ai tuoi amici. Che bella, bella promessa che mi ha fatto. Non è una minaccia, è proprio una promessa. Mettiamo con il camaleontico camaleonte. Beh no, 1003 è finita già. Passiamo a quando mi sconfiggi direttamente. Facciamo prima. Oh, buco nero, tocca subito attivarlo. Sperando che... Però lui ha mostrio. Oscurità, non demone, vero? È finita. Non c'è niente da fare. Per un turno mi salvo. Ma come? Ma bestia mascherata, ma era... Non è un rituale, bestia mascherata. Poi 4100. Ma è un rituale. Non può aumentare così tanto la bestia mascherata poi anche fosse. Però così non va bene. È demone però pesca... no. Guarda, a stavolta affronto luce. Lumis. Allora, che facciamo per cominciare? Barile e via. Tocca a te. Ok, difeso bene, mi piace. Vado subito a tributo. Devo per forza essere forte. 1007, se lui non riesce a evocare nulla, o meglio, a non tributare nulla, ho vinto. A meno che non ha buco nero. In quel caso sono cavoli amari. E se ce l'ha, mi incavolo. O pur di distruggermi un mostro, pur di distruggermene uno. Mannaggia lui, mannaggia. E meno male che oscurità non è debole a demone, perché sarà debole a demone. Vabbè, comunque sia. Ah, avevo poco più d'attacco, mi sa, con la maschera. Vabbè, dai. Non importa. Potevo fare molti più danni, ma... Manca ancora un po'. Sì, vado veloce, velocizzo un po' perché le quattro volte che faccio sto duello non c'ho più voglia. Non ho più voglia di stare a guardare, assorbirmi tutte quante le animazioni. Cavoli, per pochi life point. Dai. Senti, seppia, datti una mossa e facciamola finita. Ho capito, non sarebbe neanche che faccio un'evocazione. Mamma mia, che palle. Ci ho messo un po', ma ce l'ho fatta. Death Guardius bestia mascherata? Ah, è tipo bestia mascherata, ma diversa. Malvagio mostro mascherato che mangia uomini. Bello. Death Guardius, poi sarebbe Death, morte. Ah, sono il migliore assassino, ma... Cosa ne pensi di noi ora? Come abbiamo potuto perdere? Maestro Marik, Ishtar, ci perdoni. Oh, ma Marik... Forte, così forte. Ti guardavo con gli occhi di questo ghoul. Ora so come hai fatto i deck. Cos'è successo? Ha cambiato carattere? Sì, ha cambiato carattere. Anche la voce. Yugi, lascia che mi presenti. Sono Marik Ishtar. Come te ho un Millennium Item. Tra l'altro il nome di Marik è Isis in giapponese. O Isis, on point. La bacchetta del millennio lava il cervello. Ti prende cervello, il cranio te lo svita e ti fa uno shampoo. Quello intende per lavare il cervello. Chi viene toccato diventa mio fedele servitore. Il destino dei tuoi amici è nelle mie mani. Il mio nuovo spettacolo di burattini sarà divertente. Marik Ishtar, cosa vuole fare? Andiamo, non lo so. Andiamo. Hai ragione, dobbiamo sbrigarci. L'obiettivo di Marik Ishtar può aspettare. Dobbiamo chiedere a Mokuba di Seto Kaiba. La vita di Joy e te è in pericolo. Ah, loro nell'anime in realtà crollano di sotto. Un po' di teabag. A lui facciamo un po' di teabag. Ecco di lato. Plop, 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 plop. Teabag, fatto. Yeah. Andiamo. Devo pure parlarti. Fatti andare. Pigrone. Oh, Mokuba. Non aspettatevi un ringraziamento. Va bene. Volevamo chiederti una cosa. Dobbiamo sapere dove è tuo fratello Seto. Mio fratello? I ghouls hanno rapito Jay Wheeler e Tia Gardner. Forse tuo fratello Seto può rintracciare Joy. I ghouls, Yugi, aiutarti non mi rende molto felice. Ma non posso lasciare impuniti quei balordi.
Il fratello dovrebbe essere alla galleria d'arte, ma non so se parlerà con te. Grazie, Makuba. Ok, Amos, andiamo da Seto Kaiba. Va bene, devo andare alla galleria prima allora. Yugi, Amos, qual buon vento vi porta? Vento del nord. I Ghouls hanno rapito Jay Wither e un'amica. Puoi dirci dove possiamo trovare Joy? Ti prego, aiutaci. Pua, cosa volete che mi interessi di lui? Ma i Ghouls, quelli sì che mi irritano, orticaria. Sono imbroglioni e non rispettano le carte. Stavo pensando di penalizzarli, non incarcerarli, penalizzarli. Yugi, non ti aiuterò. Ma non possiamo lasciare via libera i Ghouls. Aspetta qui, ora faccio una ricerca a computer. Si porta un mini computerino dietro. Sentilo. Trasponditore disco area F, settore 5362. William si trova nei pressi del molo. Grazie, Seto. Ma di che? Ghouls occupati... Qui hanno sbagliato a mettere. Tutto buggato. Occupati dei Ghouls, comunque. Ok, ora possiamo andare a porto, ma... Prima se riparliamo con Seto per capire... Piuttosto occupati dei Ghouls, ok. Ragnimato amici, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima, bye bye!